Questo programma vi è offerto da Ceprini Costruzioni, ad Orvieto. Una cordiale buonasera amici sportivi, ben ritrovati all'appuntamento con Arrettio Sport. Come al solito c'è il calcio in primo piano, giornata nera per le umbre professionistiche, soltanto il Perugia fa punti in casa contro il Livorno, perdono Ternana e Gubbio. In Serie D nel girone il Siena a un passo dalla Lega Pro, mentre la Lupa Castelli Romani può festeggiare finalmente la promozione nel girone G di Serie D. Per quanto riguarda i campionati regionali, tutto è deciso con eccellenza e promozione in primo piano. Per quanto riguarda invece il discorso seconda parte, con la Zambelli sconfitta a Roma sul campo del Casal de Pazzi, mentre grande vittoria, primato consolidato per la Ciotti Orvieto nel campionato di Serie C di volley maschile. Di questo e di altro parleremo adesso in alla regia. Benvenuto in un nuovo mondo colorato in cui comunicare non è mai stato così facile. Blable è l'app che ti permette di condividere esperienze con chiunque. Puoi condividere foto, video, localizzazioni e messaggi audio per rendere la tua esperienza più coinvolgente. Ha un design chiaro ed è veramente facile da usare. Non importa che dispositivo stai usando, puoi continuare a comunicare anche mentre navighi o mentre giochi alla console. La cosa incredibile è che Blable è gratis. Blable, il passaparola mondiale. Ceprini Costruzioni, ad Orvieto. Agricola Zambelli, fondata tra gli anni 60 e 70 da Giovanni Zambelli, è un'azienda all'avanguardia nella produzione e vendita di cereali e tra le maggiori fornitrici di uva per il vino Orvieto Classico DOC, in particolare con la cantina Bigi del gruppo Italiano Vini. Agricola Zambelli, località Botto 23, Canale di Orvieto, telefono 0763 29010. Eccoci rientrati, 37esima giornata del campionato di Serie B, vediamo il quadro completo di tutti i risultati. Catania-Ternana 2-0, Bari-Bologna 1-1, Vicenza-Varese 1-0, Brescia-Cittadella 0-0, Perugia-Livorno 1-1, Modena-Crotone 3-0, Spezia-Trapani 3-0, Avellino-Virtus-Entella 1-1, Frosinone-Carpi 1-0, Virtus-Lanciano-Pescara 0-1, Provercelli-Latina 1-1. In classifica il Carpi 74 punti, saldamente al comando, Vicenza 62, Frosinone 61, Bologna 60, Perugia 55, Pescara, Spezia, Avellino 54, Livorno 53 punti, Lanciano 48, Catania Bari 47, Modena 45, Ternana 44, Trapani 43, Latina, Provercelli e Virtus Entella 42 punti, Crotone 41, Cittadella 40, Brescia 33, Varese chiude la classifica con 29. E veniamo al campionato di Lega Pro, 36esima giornata, anche qui giornata nera come detto per le umbre, l'unica, il Gubbio sconfitto a Pistoia. Gli altri risultati: Reggiana San Marino 3-2, Ancona Pisa 1-1, Pistoiese Gubbio 3-2, Carrarese Spalla 1-2, Sant'Arcangelo Ascoli 1-2, Teramo Pontedera 2-0, Grosseto Prato 1-0, Forlì Savona 1-1, Tutto Cuoio Lucchese 2-1, Piacenza L'Aquila 1-0. In classifica il Teramo comanda con 71 punti, Ascoli 67, Reggiana 62, Spal 58, Pisa 56, Ancona e L'Aquila 54, Tutto Cuoio 50, Pontedera 48, Lucchese 47 punti, Grosseto 43, Pistoiese 42, Carrarese 41 con 40, Sant'Arcangelo, Gubbio, Prato e Forlì, Savona 37, Piacenza 33, il San Marino chiude fra le mani di coda con 30 punti.
E veniamo ai due gironi di Serie D, partiamo dal girone E in questa 32esima giornata, come detto vittoria fondamentale per il Siena ad un passo, due turni dal termine della stagione regolare alla vittoria e quindi al ritorno nei campionati professionistici. I risultati: Foligno Poggibonsi 1-2, Gavorano Ponzacco 0-2, Massese Pianese 1-1, Colligiana Virtus Flaminia 2-1, Rieti San Donato 1-0, San Giovanni Valdarno Gualdo 1-1, Villa Biagio Trestina 2-2, Vivi Alto Tevere Siena 0-1, Spoleto Bastia 3-0. In classifica il Siena comanda con 68 punti, Poggibonsi 64, Ponzacco 58, Rieti 57, Massese 55, Vivi Alto Tevere 49, Gualdo 48, Foligno e San Giovanni Valdarno 45, Virtus Flaminia 44, Pianese 41, Gavorano 40, Spoleto 36, Colligiana 35, San Donato 34, Villa Biagio 28, Trestina 25, il Bastia già retrocesso chiude con 10 punti. E veniamo al girone G di Serie D. Come detto in apertura, la Lupa Castelli Romani può finalmente festeggiare il primato solitario in vetta con 77 punti e matematicamente promossa nel campionato di Lega Pro dopo un cammino lungo e un duello a distanza con la Viterbese, che consolida invece la seconda posizione. I risultati della giornata numero 32: Anzio Lavigno Budoni 1-3, Aprilia Selargius 4-0, Cinzia Strea 3-1, Fondi Lupa Castelli Romani 0-2, Isola Liri Viterbese 1-1, Nurese Arzachena 1-1, Olbia San Cesare 1-0, Ostia Mare Terracina 4-0, Palestrina Sora 3-1. Al comando la Lupa Castelli Romani 77 punti, come detto promossa nel campionato di Lega Pro, Viterbese 67, Olbia 54, San Cesario 53, Ostia Mare 52, Budoni 51, Arzachena 50, Fondi 47, Nurese 46, Aprilia e Cinzia 44, Sora 42, Astrea 38, Palestrina 32, Solaliri 30, Selargius 27, Terracina 17, Anzio Lavigno chiude la classifica con 11 punti. Veniamo ai campionati regionali, partiamo dall'eccellenza laziale, girone A in questo turno, dove è ancora tutto incerto in vetta, infatti a poche giornate dal termine, soltanto una, è ancora tutto indeciso in vetta, perché il Trastevere vince, ma vincono anche tutte le dirette concorrenti, e allora è ancora in ballo il primato e non solo. Risultati: Città di Fiumicino Montecelio 3-2, Civitavecchia Grifone Monteverde 0-1, Crecas Fregene 0-1, Football Club Fontenuova 1-5, Sorianese Montefioscone 1-1, Santa Maria delle Mole Almas Roma 1-4, Trastevere La Dispoli 2-1, Vigor Acquapendente Real Monterosi 1-0, Villanova Monterotondo 0-2. In classifica il Trastevere comanda con 63 punti, Fiumicino 61, Fregene 59, Vigor Acquapendente Villanova 57, Fontenuova e La Dispoli 52, Montecelio 47, Almas Roma e Crecas 46, Monteverde e Grifone 45, Sorianese 43, Monterotondo 42, Civitavecchia 39, Montefioscone 34, Santa Maria delle Mole 27, Real Monterosi 23, in coda chiude il Football Club con 21. Ecco quello che è successo nel campionato di eccellenza regionale Umbria in questa 30esima ed ultima giornata di campionato. Casa del Piano Subasio 2-1, Città di Castello San Sisto 2-0, Massa Martana Nocera Umbra 3-0, Narnese Deruta 0-0, Nestor Torgiano 2-2, Pontevecchio Todi 4-0, San Marco Juventina Cannara 2-2, Angelana Ventinella si gioca in posticipo. Classifica: Città di Castello al comando con 66 punti, già matematicamente promosso da diverse giornate in Serie D, Todi 59, Pontevecchio e Torgiano 46, Narnese e Subasio 43, San Sisto 40, Ventinella 38, Casa del Piano e Massa Martana 37, Angelana, San Marco, Canara 36, Nestor 30, Deruta 28, chiude il Nocera Umbra con 19 punti. Nei campionati di promozione, anche qui tutto deciso, vediamo come sono andate le cose in questa 30esima ed ultima giornata, partendo ovviamente dal girone A. Mara San Feliciano, Casa del Diavolo 2-0, Ponte Valle Ceppi, Madonna del Latte 1-0, Pietralunghese Trasimeno 2-0, Pievese Valfabbrica 2-0, Pitulum Santa Sabina 4-0, San Lorenzo Lerchi Corciano 2-3, San Secondo Lama 1-2, San Giustino Fossato 1-1. Classifica finale: Trasimeno promosso nel campionato di eccellenza con 56 punti, Ponte Valle Ceppi 54, Lama 53, Pievese 52, Corciano 47, sono le quattro formazioni che vanno ai playoff. Pitulum 44, Casa del Diavolo 43, San Giustino 42, Mara San Feliciano 41, San Lorenzo Lerchi 40, Madonna del Latte 37, quindi la zona playout con San Secondo 36, Pietralunghese 35, Valfabbrica 34 e Vis Fossato 33 punti. Santa Sabina chiude la classifica, già retrocesso, con 15 punti.
E veniamo invece al girone B di promozione, dove qui il discorso è diverso per quanto riguarda il girone A. Infatti i playoff non si disputeranno, almeno per quanto riguarda il discorso seconda quinta forza, in virtù di una differenza punti superiore ai 10. Vediamo invece come sono andati i risultati. A Merina Bevagna 3-1, Arrone GM10 1-2, Campidello Assisi 3-3, Ducato Clitunno 1-1, Nova Gualdo Bastardo Petrignano 0-2, Colle Pantalla MC 98 1-2, Orvietana Macchie 6-0, San Venanzo San Valentino Olimpia 0-2. Classifica finale: Petrignano promosso nel campionato di eccellenza con 64 punti, la MC 98 con 62 va direttamente alla finale playoff che vedrà di fronte la vincente tra Clitunno con 51 e Arrone con 50. Poi Amerina 46, Campidello 43, l'Orvietana chiude con 42 punti in settima posizione, fuori quindi dalla zona playoff, Nova Gualdo Bastardo Assisi 40, San Valentino Olimpia 39, Bevagna 38, poi in coda ci sono GM10 con 37, Colle Pantalla 34, Ducato 31, Macchia con 30. Tutte queste quattro formazioni vanno ovviamente ai play-out, mentre il San Venanzo, Franino di Coda con 14 punti, viene retrocesso nel campionato di prima categoria. Campionato di prima categoria, nel girone C si giocava la 30ª ed ultima giornata. Vediamo il quadro completo dei risultati e poi la classifica definitiva. 4 Castelli Valnerina Baccigalupo 6-0, Cascia Montefranco 2-0, Fornolese Ciconia 2-0, Giove Strettura 5-1, Monte Castello Vibio Montefalco 3-2, Real Avigliano Trevi 2-2, Real Quadrelli Tiber 5-0, Ternieste Giovani Campitello 0-0. Classifica: Fornolese al comando 75 punti, promossa nel campionato di promozione, la Tiber con 60, Real Quadrelli 54, Real Avigliano 47, Giove 46, Ternieste 44, Trevi 43, Montefranco 42, Baccigalupo 40, Monte Castello Vibio 39, Montefalco 35, il Ciconia 34 punti, 4 Castelli Valnerina 33, Giovani Campitello 26, Cascia 25, lo Strettura 87 chiude con 14 punti. E veniamo ai due gironi di seconda categoria. Partiamo ovviamente dal girone B, anche qui si giocava la 30ª giornata, il quadro completo dei risultati, tanti gol in questo turno di campionato. Bagnaia Sant'Angelo di Celle 2-3, Fabbro Panicale 3-5, Madonna Alta Passignano 3-2, Monte Petriolo Via Larga Marze 1-0, Pietrafitta Meto 0-1, Real Sant'Orsola Monte Tezio 0-1, Visunova Alba San Nicolò 2-3, Vitellino Spina 1-2. Classifica: Pietrafitta al comando 70 punti, promossa nel campionato di prima, Meto 65, Montetezio 57, Panicale 56, Via Larga Marze 47 vanno ai playoff, Bagnaia Vitellino 40, Passignano Visunova Alba 38, Fabbro Madonna Alta 37, San Nicolò 35, Sant'Angelo di Celle 33, Real Sant'Orsola 26, Spina 26, queste ultime quattro formazioni vanno tutti ai play-out e il Monte Petriolo con 18 punti è matematicamente retrocesso. Campionato di seconda categoria, nel girone D si giocava anche qui la 30ª ed ultima giornata, festeggia l'Alviano dopo una lunga cavalcata e una lotta continua con il Campomaggio, quindi la formazione dell'Alto Orvietano la ritroveremo nella prossima stagione nel campionato di prima categoria, ma c'è anche la possibilità per un Romeo Menti che è ritornata prepotentemente nella parte finale del campionato sotto, con la possibilità di entrare addirittura nei playoff. Risultati: Castello Tricoli 3-1, Colonia Federico Mosconi 2-4, GRS Terni Alviano 0-2, Lugnano Integrina Atletico Massa 1-1, Bosico del Nera 1-2, Robur Cervino San Giovanni Bosco 1-3, Romeo Menti San Gemini 3-0, Stroncone Campomaggio 2-3. In classifica, nel girone D, comanda l'Alviano con 68 punti, quindi promosso nel campionato di prima categoria. La Junior Campomaggio con 65 va direttamente alla finale playoff che la vedrà di fronte alla vincente tra San Giovanni Bosco e Romeo Menti o Colonia. Entrambe hanno raggiunto quota 45 punti, la formazione dell'Alerona Scalo sembra essere davanti rispetto alla formazione del Colonia. Federico Mosconi 43 punti, Bosico 41, Del Nera 40, Stroncone 38, San Gemini Castello 36 punti. GRS Terni, Robur Cervino 31, Lugnano Integrina 30, Atletico Massa 29 sono le quattro formazioni che andranno ai play-out, mentre lo Tricoli con 25 punti è matematicamente retrocesso nel girone di terza categoria. E con questa nota si chiude la prima parte di RTA Sport, adesso Lina Regia e poi seconda parte con il calcio e 5 ed il volley.
Ceprini Costruzioni, ad Orvieto. Benvenuto in un nuovo mondo colorato in cui comunicare non è mai stato così facile. Blabel è l'app che ti permette di condividere esperienze con chiunque. Puoi condividere foto, video, localizzazioni e messaggi audio per rendere la tua esperienza più coinvolgente. Ha un design chiaro ed è veramente facile da usare. Non importa che dispositivo stai usando, puoi continuare a comunicare anche mentre navighi o mentre giochi alla console. La cosa incredibile è che Blabel è gratis. Blabel, il passaparola mondiale. Agricola Zambelli. Fondata tra gli anni 60 e 70 da Giovanni Zambelli, è un'azienda all'avanguardia nella produzione e vendita di cereali e tra le maggiori fornitrici di uva per il vino Orvieto Classico DOC, in particolare con la cantina Bigi del gruppo Italiano Vini. Agricola Zambelli, località Botto 23, Canale di Orvieto, telefono 0763 29010. Eccoci rientrati, allora andiamo a vedere quello che è successo nell'ultimo turno dei campionati regionali di calcio a 5. Prima una parentesi che riguarda la Serie B, sono iniziati i playoff promozioni, l'unica Umbria impegnata è il Nursia, bella vittoria in casa contro il Barletta, finisce 7-3 per la formazione di Da Silva, segno Paolucci, Stringari e Vivaldo nel primo tempo, nella ripresa Lanziotti, Bellaver, Paolucci, Otero, Bellaver, Duarte e De Araio. Questo quanto riguarda la prima vittoria nei playoff per il Nursia nel gironcino dei playoff. Veniamo a vedere invece quello che è successo nell'ultima giornata della Serie C1 di calcio a 5. Nuova Gualdo Bastardo Free Time Ponte Valle Ceppi 8-9, Perusia Liberta Sorvieto Oasi 5-4, Ghecce Virtus Tifernum 9-4, San Sisto Monteleone 10-2, Angelana Futsal Todi 4-5, Calvi La Valletta Ternana 6-4, Gubbio Visgubbio 6-4, Grifoni Acli Miriano 9-4. Classifica finale con l'Angelana 85 punti già promossa da diverse giornate in Serie B, il Futsal Todi con 77, Vagli spareggi promozione, San Sisto 63, Frita in Ponte Valle Ceppi 60, Grifoni 55, La Valletta Ternana 51, Gubbio 49, Ghecce e Calvi 47, Perusia 40, Climiriano 37, la Liberta Sorvieto Oasi con 32 punti e salva in virtù di una miglior differenza punti rispetto alla tredicesima posizione che vede invece impegnate Monteleone e Visgubbio con 21 e 16 punti rispettivamente, che affronteranno l'unico turno dei play-out, mentre già retrocesse Nuova Gualdo Bastardo e Tifernum con 11 punti. Veniamo alla Serie C2, partiamo dal girone B, anche qui come detto si giocava la trentesima ed ultima giornata. Ecco quanto è successo nei risultati dell'ultimo turno: Massa Martana Giove 3-4, Città di Orte Castel Giorgio 8-6, Sugano Orte Futsal 5-0, Narni Sport Center CLT Terni 7-5, Eden Park Pievese 6-1, Cicomendes Città di Norcia 2-10, Liberta Stacito Ponte San Lorenzo 4-2, Futsal Laurentina Saxum 7-0. In classifica comanda Città di Orte con 77 punti, Castel Giorgio 68. Allora, ovviamente Città di Orte promosso nel campionato di C1, il Castel Giorgio va direttamente alla finale playoff dove dovrà vedersela con la vincente tra Città di Norcia e Giove, rispettivamente con 59 e 54 punti. Narni Sport Center 51, quinto fuori da ogni gioco, insieme a Liberta Stacito Terni 49, Celetti Terni 48, Eden Park 47, Ponte San Lorenzo 43. Ponte San Lorenzo 46, Massa Martana 43, Futsal Laurentina 38. Poi la zona calda con i play-out dove Saxum e Sugano rispettivamente 35 e 31 punti, la Pievese 19, l'Orte Futsal con 17, mentre il Cicomendes già retrocesso con appena 4 punti. E veniamo alla Serie D, qui i giochi ancora sono da farsi perché mancano ancora diverse giornate, vediamo com'è andata l'undicesima giornata di ritorno. New Spedalicchio 5, Futsal Perugia 8-2, Montebello Sigillo 5-3, Valdum Pietralunghese 5-2, Futsal Foligno, Futsal Gualdo 8-5, Futsal Idarno Caprara 2-4, 3 posticipi e sono Costacciaro Cascia, Gubbio Rivo, Subasio, San Mariano. Classifica, San Mariano al comando con 68 punti, Valdum 62, Montebello 57, Caprara 52, Subasio 48, Foligno 46, Lidarno e Pietralunghese 39, Sigillo 37, New Spedalicchio 29, Futsal Perugia e Futsal Cascia 28, Rivo 21, Gubbio 20, Futsal Gualdo 15 e Costacciaro chiude la classifica con 13 punti.
Veniamo al volley della Serie B1 nazionale, turno difficile per la Zambelli, un turno pesante perché arriva una sconfitta sul campo del Casal de Pazzi, una sconfitta che non pregiudica oltremodo la corsa playoff perché perde anche la Giacomo Perugia con lo stesso risultato 3-1 a Capannori, per cui il divario tra le due formazioni rimane di un solo punto e ancora ci sono speranze per agguantare la terza posizione, che significa playoff. I risultati: Trevi Perugia, San Michele Firenze 3-2, Proggia Roma, Fortitudo Città di Rieti 3-0, Todi Volley Pesaro 2-3, Capannori Giacomo Perugia 3-1, Pagliari Ascoli Piceno Ossia 0-3, Volley Casal de Pazzi Zambelli Orvieto 3-1, unico posticipo della serata è Bologna San Giustino. Classifica: Pesaro 65 punti, già matematicamente promosso nel campionato di Serie A, San Michele Firenze 53 con un posto quasi certo nei playoff, Giacomo Perugia 49, Zambelli Orvieto 48, si giocano l'ultimo posto utile, poi Idea Volley Bologna 43, San Giustino 41, Capannori 38, Todi Volley 35, Casal de Pazzi Roma 34, Evoluzione Ostia 22, Proggia Roma 21 insieme al Pagliari Ascoli Piceno, Trevi Perugia 20, il Città di Rieti chiude con 11 punti. E veniamo al campionato di Serie C, dove si sta disputando la fase finale dei playoff. Va tutto bene in casa Ciotti Orvieto, vittoria di quelle che contano 3-2 in casa contro il Monteluce, partenza difficile 25-27 per gli ospiti, poi grande rimonta 25-15, 25-18, ancora Monteluce per il 15-25 nel tie break, ancora la formazione orvietana che ottiene una vittoria importante in chiave playoff, come vedremo, con un parziale di 15-12. Nell'altro match il CLT Terni perde in casa contro la Pallavolo Selci Sansepolcro, mentre si gioca in serata Chiusi Bastia. Quindi, riepilogando i risultati, Ciotti Orvieto Monteluce 3-2, CLT Terni Pallavolo Selci 1-3. Classifica: Ciotti Orvieto al comando con 17, Pallavolo Selci Sansepolcro 15, CLT Terni e Monteluce 11, Vit Chiusi 6, chiude il Sir Bastia con 0. E con questa nota si chiude anche l'appuntamento odierno di RTO Sport. Un ringraziamento al dietro le quinte, al lavoro di Alessia Cardinali in redazione, Michele Pelliccia in regia. Grazie a voi per averci seguito, appuntamento con noi. Torna domenica prossima. Questo programma vi è stato offerto da... Ceprini Costruzioni, ad Orvieto.